Ciao ragazzi, oggi vi mostro un programma che si chiama vabbè, un sito, non un programma, si chiama Apps Bar, dove si possono costruire le apps online in modo del tutto gratuito, molto semplice, senza avere nessun conoscenza di codici di programmazione. Basta semplicemente seguire il tool che troviamo online. Il sito è Apps Bar e è questo qua. Io adesso sono già entrato nel mio account, ma in realtà voi quando andate su internet trovate, scrivete Apps Bar, vabbè, questo mi entra nel sito adesso perché mi sta entrando nella mia pagina, vero? Voi trovate questo qua, ecco coscia, ecco come si presenta la pagina iniziale, dove potete creare un vostro account. Come vedi, si può creare un proprio account oppure si può entrare tramite i social: Twitter, Facebook, Google Plus. Io entro con Facebook, che ho usato il mio account di Facebook per entrare sul sito. Ecco qua, come vedi si entra nella schermata di Apps Bar e da qui si può creare, ovviamente, e questo sono già cose che io ho creato un po' per prova, un po' per provare il sito, e si può creare una nuova app. Si clicca qua, crea nuova app, e ti chiede che tipo di app vuoi creare. Ce ne sono di vari tipologie che si possono creare, come vedi: assicurazioni, informazioni, hotel, hobby, health, non lo so che significa, real estate, ristoranti, saloni, sport. Proviamo ora noi tecnologia, turismo, veicoli. Proviamo a creare un'app, ad esempio, della squadra del cuore. Vediamo un po'. Come vedi, clicchi e ti dà questo tema, poi vai su next e ti dice se tu vuoi creare tramite l'ID di Facebook, ma non conviene usarlo. Io faccio crea manualmente, che altrimenti ti fa entrare nella pagina di Facebook. Come vedi, puoi entrare il nuovo nome dell'app, app name, entra il nuovo nome dell'app. Io la chiamo, ad esempio, visto che sono della provincia di Napoli e tifo per il Napoli, diciamo Napoli. Poi ti chiede se vuoi inserire app icona. Cosa dice qua? Ah, dice che devo creare un nome differente perché probabilmente Napoli esiste già. Comunque, l'icona possiamo scegliere un'icona già predefinita tra queste qua, per esempio tra queste qua. Io adesso una riguardante il Napoli non c'è, però per esempio metto il pallone. Napoli non va bene perché già esiste, quindi facciamo Napoli 2. Ecco qua. E poi lo splash screen, che sarebbe quello là che quando si avvia lo schermo del cellulare, quando si apre l'app, sempre la puoi prendere dalla libreria. Ecco qua, prendiamone una qualsiasi perché stiamo facendo una cosa di prova, tanto per farvi vedere. Ecco qua, questa qua sarà l'app screen. Dobbiamo ricambiare, neanche Napoli 2 mi dà, Napoli 20. Voglio fare una prova, Napoli 20 me la dà? Non lo so, vediamo. E poi il tema dell'app, che di solito sono solo queste faccine. Si possono solo cambiare queste faccine, ci metto questa azzurra, visto che Napoli è azzurra, accetta. E questa qua. App name nemmeno me la dà. Non mi vuole un app name, non mi vuole dare app name, vabbè. Scriviamo squadra del cuore, vediamo. Ah, vabbè, non si può neanche, non riesco neanche a scriverla tutta perché ha un campo predefinito di poche. Scriviamo squadra, dai, scriviamo squadra U. Vediamo se me lo dà e facciamo continue. Dovrebbe aprirsi la pagina seguente. Ecco qua, Page Manager. Questi sono
pagine già predefinite che si possono ovviamente modificare. Dove c'è scritto edit si può modificare l'icona della pagina, sarebbe questa qua, il nome, da qui puoi modificare il nome, torno indietro, vabbè ho sbagliato, andiamo qua, page manager di nuovo, si può eliminare la pagina, si può bloccare la pagina e si può editare la pagina, ad esempio photos, clicchi edit e puoi inserire foto dal tuo computer o da un URL di una pagina. Ad esempio, se fai Apple, vedi, ti dice seleziona le immagini, vai sul PC, scegli dove c'hai le immagini e le inserisci. Ok, torni indietro e ci sono varie i contatti, puoi cambiare sempre l'icona, il nome della pagina, puoi cambiare ad esempio, invece se non ti piace contact in inglese, selezioni l'immagine per esempio, puoi selezionare, ecco qua, io ho messo questa, adesso ho cambiato l'icona, se voglio, se clicco sul nome invece posso cambiare il nome, invece di contact posso scrivere ad esempio contatti, se mi piace di più, update, e come vedi qua trovi scritto contatti, e poi puoi editare la pagina di contatti dove puoi, aspettiamo che si apra, mettere gli indirizzi, il telefono, l'email, il sito web e poi update contatti e la inserisci, però io adesso non li ho messi. Quindi di qua invece, come vedi, ci sta un'anteprima di quello che succede sul telefono. Per esempio, clicco su video. Ovviamente non c'è nulla, quindi mi esce schermata bianca. Vediamo se ho caricato qualcosa, ad esempio da qua si ritorna indietro e puoi andare sulle varie. Questo è come se fosse tutta la stessa cosa del telefono, roster per esempio, che non so che è. Voglio andare su About, vabbè, come vedi l'applicazione è semplice da costruire, una volta costruita va, una volta che tutto è finito, se hai fatto tutto bene devi aspettare qualche giorno che loro la approvano e ti esce, e la puoi scaricare anche sul telefono, come per esempio qualcuno che io ho già fatto. Ora la faccio vedere, ecco qua, vedi, queste sono tutte app stars che sono in work in progress, cioè che devono essere finite, insomma io non le ho finite, qualcuno che ho finito è questa qua per esempio, vedi, photo with app stars disponibile per il download, cioè se io clicco qua sopra, questa può essere scaricata e pubblicata. Se voglio ad esempio scaricarla su Android, clicco qua, scarica l'APK e lo puoi installare sul telefono. Puoi scaricarla sul computer e poi passarla al telefono tramite il cavo o tramite wifi, oppure andare direttamente sul telefono a questa pagina, sempre su Apps Bar, e fai direttamente il download sul telefono. Ok, se il video è piaciuto un mi piace, mi date un bel mi piace, altrimenti un pollice giù o un pollice su, vedete un po' voi.